Sono in cima a una montagna di marmo. Ci troviamo nella cava più grande di Romblon. Questo qua è il luogo dove gli acquirenti, dove le persone vengono a scegliersi il loro pezzo di marmo. Guardate qua quanto è grande. E noi qui solo pochissime persone possono venire qua, vero Gabi? Sì, no, solo 4 persone. Solo 4 persone, una sei tu. Uno sono io. Una sei tu. Questo è un marmo siamo... Romblon è verde. Bello. Quanto si chiama, è bello. Onice verde lo chiamano. Onice verde perché è leggermente verde. Perché questo non è ancora lucidato. Quando è lucidato è bellissimo. Sì. Una cosa così, quanto costa? Ad esempio un... Se io volessi comprare questo, un blocco. 50.000 peso, 60.000. Ah, ok, un 1.000 euro. Spedizione non inclusa perché c'è da affittare un truck che viene qua e deve affittare una ruspa che prendono su questo coso e lo mettono nel truck, quindi ti verrà a costare diciamo 100.000 peso. Ok, 2.000... Quindi è meglio prendere tre blocchi alla volta. Ah, ok, tre blocchi così... Ah, bello, verde. Ti conviene. Questo cosa fai? Un tavolo? Cosa faresti tu se lo compresti? Con questo qua, perché verde così, io farei subito i tavoli. Anzi, ciao. Forse questo qua me lo compro, ma che bello. Vasi? Ti piacerebbe fare sculture. Però, perché ha un colore eccezionale. Figa, sì, eccezionale. Scusa per le parole, ma è bellissimo. Sì, questo è bellissimo. Cioè, ha dei colori stupendi, guardate qua. Adesso non è lisciato, però quando sarà lisciato... Tutto sarà lucido, con queste striature leggere. C'è dell'azzurro, del verde acqua. Bellissimo. Andiamo avanti. Questo cos'è? Onice. Sì, e guardate da dove li estraggono, da questo pezzo di montagna, che questi qua sono ancora attaccati. Stupendo. Questi sono tutti i pezzi di marmo che sono ancora attaccati. E questi staccati. Attaccati e staccati. Un altro azzurro questo. Questo è rarissimo, guardate che colori. Altro che marmo di Carrara, qui abbiamo il marmo filippino che è molto più bello, ragazzi. Azzurro, verde, ma dei colori assurdi. Poi c'è un sacco di onice, rarissimo. Guardate qua che colori incredibili. Un sacco di... Uno, due, vai. Allora, quando c'è l'alta marea, arrivano le navi e con le gru praticamente caricano i blocchi direttamente sulle navi per fare l'esportazione. Ah, ok. Ok, quindi direttamente con la barca è più comodo, certo. Guardate qua a terra, c'è il granito leggermente rosa, guardate qua. Bianco e rosa. Questo è un pezzo di onice. Guarda, è per questo che ti dico l'onice, guarda come si attacca, come diventa grosso. Sì. Solo è piccolo, si attacca solo. Ah, ok, questo è solo il primo strato. Ecco, è per questo che è difficile trovare l'onice. Questo è marmo e questo è onice. Quindi se volessi l'onice dovresti staccare solo questo. E ti viene un pezzo piccolo. Okay. Per questo che l'onice è grande, anche tipo il 3 che c'è della mezzaluna costa tanto perché è quasi impossibile trovare l'onice. Sì. Guarda che bello l'onice. Questo a pezzi piccoli. Se hai un blocco grande di onice sei fortunato. Sei fortunato. Sì. Allora ho trovato dell'onice e un marmo color praticamente blu, una cosa rarissima. E adesso cercherò di portarlo in moto per poi portarlo a Tagitai e ci farò qualche collana, proverò a fare qualcosa di speciale, poi ve lo farò vedere. Ho qualcosa in mente di veramente stratosferico. Yes. Date che onici che ho trovato. Qua c'è una bellissima mucca. Questa è la fine della cava, ragazzi. Lì c'è uno spettacolo di isola. Ragazzi, sono con i miei tre amici che abbiamo girato l'isola di Romblon, è quasi finito il tour, adesso torniamo in città e noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video, ciao, a presto dalle Filippine. C'è la mucca che mi guarda così, è rimasta, vuole seguirmi su Facebook forse, dai seguimi.